Al Park Hotel di Potenza il ministro degli affari europei, delle politiche di coesione PNRR Raffaele Fitto, accompagnato dal senatore lucano di Fratelli d'Italia Gianni Rosa, ha incontrato i rappresentanti del mondo imprenditoriale lucano e ricordato gli importanti interventi che il governo Meloni ha messo in campo per la Basilicata. Qui in Basilicata peraltro siamo reduci nelle scorse settimane da un risultato concreto che è quello della sottoscrizione dell'accordo di coesione tra il presidente del Consiglio Meloni e il presidente Bardi, che è frutto di un lavoro e di una riforma importante che il governo ha messo in campo, creando le condizioni per modificare quella che era un'organizzazione che non aveva prodotto dei risultati positivi, tant'è che per la prima volta c'è l'individuazione degli obiettivi con un cronoprogramma preciso dal punto di vista finanziario e dal punto di vista temporale. E all'opposizione, che ha accusato gli esponenti nazionali del centrodestra di fare solo passerelle elettorali in Basilicata, sentiamo cosa ha risposto il ministro. Ma io in Basilicata ci vengo sempre, ci vengo da tantissimi anni, quindi insomma non penso che questa critica possa avere un senso, e non è una passerella, è un lavoro concreto sui temi veri, parliamo di cose reali, concrete che il governo ha messo in campo, e rivendichiamo una collaborazione molto positiva che c'è stata in questo anno e mezzo tra il governo Meloni e il governo Bardi. In questo Fratelli d'Italia ha un ruolo fondamentale ed importante, ed è anche questa una delle ragioni principali per le quali siamo convinti che il contributo del nostro partito sarà decisivo al raggiungimento del risultato.